Andiamo. Quel giorno nella foresta, fu il giorno in cui tutto cambiò. Ciao a tutti, ben ritrovati la vostra Andrenic91 su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Si torna sul primo Yo-Kai Watch e lo si fa con una Nuzlocke. Era da praticamente quando ho finito il gioco, l'inferno infinito, che non lo tocco. L'ho messo là sullo scaffale e lì è rimasto fino ad oggi. Oggi dovrebbe essere il 10 gennaio. Praticamente poco più di un anno, quasi due anni, mamma mia, tantissimo, tantissimo tempo. Ed è sempre un piacere riascoltare la sigla. Mamma mia, stupenda, è sempre bello riascoltare la sigla. Ad ogni modo, ho sia nuova partita che continua, perché su continua c'è il mio vecchio salvataggio. Ho giocato 27 ore, qui un'ora e 52, ma non è nulla di che. Praticamente l'ho lasciato il 12 febbraio, l'ultimo episodio quando ho sfidato, quando è stato Koros, ho sfidato con una squadra proprio da buttare via, proprio davvero pessima, se ci ripenso ora. E ho giocato 27 ore, per conto mio avrò giocato una decina di ore massimo. Io quindi direi di fare nuova partita, iniziare la Nuzlocke, che su Yo-Kai Watch una Nuzlocke ho già visto qualcuno che l'ha fatta, ed è appunto lì che ho preso l'idea di fare una Nuzlocke, però non so come l'hanno giocata. Ma io andrei con Nathan tanto. Va bene, va benissimo così, do il nome standard, mi lascio il nome suo gli lascerei. Gli metto Nate, casomai. Gli metto come nome Nate, tanto per essere... Yeah! Tanto per restare sul sobrio, senza dare soprannomi e cose varie. Questa storia è un'opera di fantasia, grazie, guarda. Non immaginavo che un ragazzino che andasse in giro ad usare un orologio per cercare spettri o entità fosse una storia di fantasia. Pensavo fosse vera io. Pensa quanto sono sciocco. Siamo a Valdoro, al Parco Triangolo, ed è qui che inizia la nostra avventura. È sempre, sempre divertente tornare su un gioco vecchiotto. Vecchiotto da un punto di vista di hardware e specifiche, perché è un gioco del 2013, quindi non parliamo di roba di adesso, tipo Yo-Kai Watch 3. Che sto portando comunque sia sul canale insieme a questa e a un'altra serie. È una cosa un pochino più vecchiotta, però è sempre bello rivederla, sempre bello riscoprirla. Abbiamo Pierre che ci mostra degli insetti. Wow, sono bellissimi! Li hai catturati tutti da solo? Non farò voci o cose strane perché non c'ho voglia, sinceramente, di rovinarmi la gola ogni volta per fare le voci. Sì, c'è una foresta proprio dietro la nostra casa vacanze. Forte, eh? Casa vacanze! Forse so dov'è. Ce n'è una marea da quelle parti, ne trovo sempre di rari. Comunque li ho catturati quasi tutti io. Pierre è un fifone. Ehi Nate, stai raccogliendo anche tu insetti per il progetto estivo? Sì, è solo che non riesco proprio a trovare la motivazione giusta. Non è ancora iniziato, scommetto che non hai preso neanche un insetto. Finirei per staccare le zampe a un ragno spacciandolo per un insetto raro. A me fanno un po' schifo i ragni, non gli staccherei neanche manco una zampa. Mi fanno addirittura schifo a toccarli. Siete terribili, lasciatelo stare, Sandron e Nate si prende il suo tempo. Proprio così, e poi ne ho già catturati alcuni, anzi ne ho una marea. E va bene, allora dimostralo.
Già, dov'è questa mela di insetti che ha raccolto? Beh, non ce l'ho qui con me ora. Se ce l'avessi, ve li mostrerei. Ah, sì? Portali la prossima volta, voglio vedere quel mucchio di moscerini. C'è sempre... Questo non lo definirei proprio uno shonen, ma più un kodomo, ovvero bambino. Nel senso che è un'avventura non da shonen, ma neanche troppo da bambini. E sta una via di mezzo. Però andrebbe sul genere kodomo, ovvero bambini. E c'è sempre in queste storie, sempre, o meglio, la maggior parte delle volte, il classico bambino, perché sono bambini, a 12 anni sono ancora bambini, età preadolescenziale, c'è sempre il classico tipo ciccione, perché quello è ciccione, e il classico tipo ricco, che è un tappo, è nano, è secco come uno spino, e è quasi sempre presente questa costante in ogni anime per bambini. E Yokai Watch non fa eccezione. Nonostante Nathan comunque sia diventi, diciamo, adolescente quando va in America. E mi sono messo un pochino a pari con l'anime, leggendo, insomma, vedendo qualche recensione, qualche cosa così. Ed è una cosa allucinante l'anime. Specialmente la seconda stagione, quando vanno al mare. Non so se in Italia l'hanno censurato, perché se hanno censurato le vicine Armionia in costume da bagno, posso solo immaginare come abbiano censurato la scena di Nathan e i suoi amici al mare. Benvenuti nel mondo degli yokai! Grazie. Grazie mille. Bene, andiamo al parco, è ora di far vedere quegli insetti chi comanda. Ah, sì. Trova l'obiettivo sulla mappa. Devo ammettere che comunque sia la level 5 con Yokai Watch non è che ha fatto un prodotto ottimo, ma di più, ha fatto un prodotto che è più che eccellente, è qualcosa di eccezionale. Quell'insetto è come se fosse già mio. Ok, allora. Proviamo. Non sarà tanto difficile prenderlo. Vai, grande. Preso, una cicala verde? Yeah! E non c'è più niente. Allora andiamo a cercare un altro albero, Nathan. Nate. Ok, e qui? Non mi sembra sia necessario per forza prendere tutti gli insetti, quindi anche se sbagliamo non c'è alcun problema. Però se io riuscissi a prendere tutti e tre gli insetti al primo tentativo, sarebbe davvero forte. Ok, vediamo anche se qui c'è un'altra cicala. Tutte cicale? Mamma mia, che seccatura. Abbiamo solamente tre cicale, neanche un cervo lucanide, un cervo volante, un qualcosa di interessante da mostrare a Pierre e Sandrone. Ok, non credo ci sia altro qui. Ho catturato degli insetti, ma nessuno di questi è raro. Ui. Wow, uno di questi insetti stava brillando, fantastico. Vediamo un po', se fossi un insetto raro, dove me ne andrei a spasso? Conosco chi può sapere la risposta. Il custode della scuola non smette mai di parlare della sua collezione di insetti. Andrò a chiederglielo di persona. È vero, sì, il custode della scuola è un grande esperto di insetti. E per nostra fortuna si trova qui fuori. Salve! Sembra più un gorilla. Ciao Nate, ho sentito alcuni bambini parlare. Sembra che possa servirti una mano. Cosa? Hai in mente alcuni posti dove potresti trovare degli insetti rari. Dovresti provare sul monte Selva Oscura, lì troverai quel che ti serve. Questo è per te, è un piccolo segreto da esperto su come catturare gli insetti. Sciroppo nero. Andando a nord arriverai alla foresta che porta al monte Selva Oscura. Cerca solo di non perderti tra sentieri di montagna, va bene? È un po' difficile che io mi perda su un sentiero con la strada tracciata. Ah, ma questo qua è un nostro compagno di scuola. Marco, il monte Selvoscuro dovrebbe essere lì davanti a te. Che io dica che già lo sapevo è inutile, no? Wow, guarda tutti questi alberi, riesco quasi a sentire l'odore degli insetti. Sono sicuro che gli insetti più rari sono nelle foreste oltre il santuario. Ci sono degli insetti particolari che si proteggono
spruzzando una sostanza vischiosa, però che fa puzza. Tipo, non mi ricordo come si chiama, era un insetto particolare. Può essere forse proprio la cicala, mi sembra. È un insetto particolare che comunque sia, magari neanche tanto raro, comune, che spruzza appunto un liquido che fa una puzza tremenda. Questa foresta è fantastica, ha un non so che di magico. Temo di non poter andare oltre questo punto, non fa niente. Vediamo un po' quali insetti si possono trovare da queste parti. Oh, era così davvero? Pensavo di poter andare direttamente dentro. Le cicale marrone. Usiamone uno. Presa, wow. E l'altra non fa una piega. Cicala marrone. Quella posso anche lasciarla lì, vero? Sì, bastava una, ok. È pieno di insetti qui, ma non c'è niente di raro. Dove è finito quel cancello? Magia, magia. Beh, non credo sia una cattiva idea inoltrarsi ancora un po' nella foresta. Chissà, potrebbero esserci degli insetti molto rari. Che poi... stavo pensando, non è che... solo a chi ha uno Yokai Watch è possibile andare oltre? Se fossi un insetto raro, dove mi nasconderei? Wow, guarda quell'albero! E questo che ci fa qui? Nutrimi. Cosa? Che cosa è stato? Chi ha parlato? Nutrimi ora. Da dove viene questa voce? Forse vuole una moneta. Al tuo servizio. Sono uno yokai, piacere di conoscerti. Molto lieto. A me viene solo da ridere. E tu cosa saresti? Sono uno yokai. Uno yo cosa? Uno yokai, ho forse balbettato? Sono uno yokai. Ne hai mai sentito parlare? Oh, voi ragazzi, ricordo ancora quel giorno di 190 anni fa, come se fosse ieri. Un monaco mi credeva uno spirito cattivo e mi intrappolò in una pietra. Ah, la umanità, 190 anni, ti rendi conto? Sono 19 decenni! Che sono 2280 mesi, 9880 settimane, 69397 giorni che sono... Ok, hai reso l'idea. Credo che dovrei andarmene piano e in silenzio, non distogliere lo sguardo. Gli ultimi 99 milioni... Cosa? Fermati, non ho letto. Ho fatto tutto quanto da solo. Ah, se l'è accorto, sapevo che non avrei dovuto distogliere lo sguardo. Lascia solo che finisca di raccontarti la storia, poi potrei svegnartela. Perdonami, Whisper, è che sono molto impegnato a catturare insetti, perciò... Se io vedessi una cosa del genere, gli insetti... Fa il diavolo gli insetti! Vorrei capire cosa sia questa cosa. Insetti, mi chiedo come mai ti interessino quei noiosi insetti. Come detto, gli insetti non sono noiosi, vero? Non preferiresti piuttosto cercare degli yokai? Degli yokai? Vuoi forse dirmi che ci sono degli altri cosini come te? Metti pure via il retino per insetti e prova questa chicca bellissima! Un attimino che aggiusto qui perché sto facendo a quanto... schifo. Ok.
Ci siamo. Possiamo continuare. Wow, forte! Che cos'è? È lo Yokai Watch. Indossila e vedrai che l'impossibile diventerà possibile. Ti servirà per vedere gli altri yokai. Frena! Cosa ti fa pensare che voglio vederli? Senti, apprezzo la tua proposta, ma mi interessa solo trovare degli insetti. Dai, non fare così, lasciati andare a brivido dell'avventura. Cos'è stato? Ah, lo Yokai Watch ha dei segni di vita. Deve esserci un altro yokai nei paraggi. Sento qualcosa di strano provenire da quell'albero, diamogli un'occhiata. Dammi la pulsantiera verso l'alto per passare la modalità radar. Perfetto. Quando il radar è al massimo vuol dire che lì vicino c'è uno yokai. Eccolo qua. Ah, forse proprio perché non mi fa proprio vedere. Ok, ho capito. Qui non vedo niente, certo che no. Stai provando a vedere con gli occhi, non col polso. Ah sì, mi serve lo stilo però. Perché qui è diverso. Vedi quel pulsante laterale, premilo. Wow, si è aperta la bolla! Non è una bolla, amico mio, è una lente yokai. Se dai un'occhiata con questo gioiellino, potrei vedere gli yokai. Su, è ora di passare all'azienda e vedere come funziona la lente. Inquadra con la lente uno yokai nascosto per iniziare ad analizzarlo. E cerchiamolo allora. Eccolo qui. Ah, Grumoko. Come si chiama? No, Grumoko. Buhuhu. Buhu. E Buhu che fa? Non ci può attaccare perché non abbiamo ancora uno yokai. Diventerà lui il nostro primo yokai? E così questo è un altro yokai. Stavo sonnecchiando immediatamente e voi mi avete svegliata. Povera me. Credo che ora dovrà vendicarmi, credo. Credo che l'abbia fatto arrabbiare, potrebbe essere pronto ad attaccarti. Aspetta, come detto, ora che dovrei fare? Semplice, basta chiamare a raccolta gli altri tuoi amici yokai. Ottima idea, le faccio vedere. Ehi, ma io non ho degli amici yokai. Non è una cosa bella dire alla cicala che hai appena catturato? Ah, sta brillando, la cicala sta brillando, e ora che faccio? Cosa? La cicala è appena... Come hai fatto a... Sono una cicala, ma uno yokai che veste i panni umili di una semplice cicala. No, Bidinette, il mio cuore è in tumulto dinanzi a cotanta maestria. Oh, beh, grazie. Ah, Bidinette, accetta pure questo dono, la mia medaglia yokai. Mettiamo caso che non avesse catturato quella cicala verde. Cosa avrebbe fatto contro Buhu? La tua prima medaglia yokai, complimenti, te la sei meritata. Questa medaglia è simbolo di un'amicizia illustre, la nostra. Se mai dovessi trovarti in periglio, usa pure la medaglia per convocarmi. Giungerò a tuo fianco più veloce di un grillo frenente a bordo di un lampo. Oh, ok, grazie. E allora? Cicalama! Bene, inizia ora la Nuzlocke. Nella descrizione trovate tutto quanto quello che c'era da sapere sulla Nuzlocke e man mano che andiamo avanti vi spiegherò un pochino come funziona. Però non in questo episodio, perché questo episodio sta per giungere a termine. Comunque sì, bisogna dare un soprannome per forza, o quasi per forza. È una cosa opzionabile, però per renderli più amici, diciamo tra virgolette, bisogna dare un soprannome agli yokai che catturiamo, un po' come in Pokémon. La Nuzlocke appunto viene da Pokémon. Quindi, che soprannome diamo a Cicalama? Lo chiamerò Soma. Praticamente, chi guarda Food Wars capisce. Tranquilli, fate pure che Mesio non ci fossi, eh? Povera me! Ah, già, volevi combattere? Beh, come dire, mi dispiace, credo. In guardia, nemico pennuto, non conterrò la mia destrezza. Oh, andiamo, non complicarmi la vita, non potresti, sai, arrenderti? Forza, Nette, allora data prima battaglia, buona fortuna! E allora cominciamo la Nuzlocke al 100%. In questa foresta abbiamo trovato Buhu, quindi l'unico yokai che io posso prendere, ricercare, reclutare in questa foresta è Buhu. Mannaggia lei. Ok, andiamo subito con l'Energy Max allora. Oh yeah! E basta, non lo staffa fuori, oh! E acci picchi a te. Se andava KO, Cicalama era finita, ragazzi, eh.
Non so se già vogliamo far iniziare a perdere gli yokai così subito, non lo so. Dopo che faccio? Devo subito finire la Nuzlocke. Lo sai che non dovresti attaccare la gente senza motivo? Lo so, ma ora che ho perso, che mi farai? Mi arrostirai o mi friggerai? Credo nessuna delle due. Allora mi farai implorare perdono? Dovremmo chiederlo noi a te, dopo tutto siamo stati noi a svegliarti. Suppongo di doverti dare la mia medaglia, allora. Certo, e un secondo amico è stato reclutato. Ok, so io che nome darle. Oh, però Tristina mi piace. Vai con Tristina allora. Un'altra medaglia, congratulazioni doppie. Quanti più amici yokai avrai, tante più medaglie yokai riceverai. Basterà organizzare le servandute di questo libro, è estremamente pratico. E vai col medaglio yokai. Proprio come mi aspettavo, una battaglia a dir poco eccellente, ottimo! Detto questo, ora devo andare. Addio, alla prossima, Nate. Credo che andrò anch'io. Ci vediamo la prossima volta che vorrete disturbarmi. Allora, come ho detto, userò molto la slot Kai, ok? Allora, ho appena fatto amicizia con quello yokai? A quanto pare sì, Nate. Non ne sei contento? Puoi controllare i medagli yokai dal menu info. Contiene informazioni su ogni yokai che hai collezionato. Le ultime pagine del medaglio yokai sono le pagine delle leggende. Colleziona 8 medaglie nella stessa pagina e una bella sorpresa apparirà. Cosa che forse sarà un po' difficile da fare in Come una pensi? Nuzlocke, ma. Ora ti è un po' più chiaro il mondo degli yokai? In effetti è difficile credere che esistano questi yokai. Ti capisco, ma gli yokai si nascondono dappertutto in città, sai? Come lì! Poco tanto, sì! E lì! Che allegria! Quindi vedi? C'è un'infinità di yokai proprio sotto ai tuoi occhi! Magari non puoi vederli, ma sono ovunque! Allora prendiamo lo Yokai Watch e usiamolo per fare amicizia con qualche yokai! Ok. Continua. Finisce così la prima primo capitolo, se non erro. Fotocamera yokai che potrebbe essere utile per prendere alcune monete, specialmente quelle rosse. Però non abuserò della fotocamera yokai, non la userò. Userò solo i codici, le password. Non, ovviamente non tante, perché sennò alla fine la Nuzlocke. Vorrei fare una luck based, ma è troppo facile diventa dopo. Quindi ci sono yokai che ti vengono in aiuto automaticamente, ti entrano in squadra. Quindi praticamente sono Boohoo, Chikarama e Jibanyan che vengono automaticamente e anche Negatina, se non erro. Ad ogni modo, questo primo episodio termina qui. Domani proseguiremo con la seconda parte, con il secondo episodio. Ovviamente farò in più parti i capitoli, non è che farò un capitolo per episodio perché sennò viene cortissimo e non se ne fa nulla. E poi, comunque sia, essendo una Nuzlocke, dovrò allenare un bel po' gli yokai per far affrontare le loro sfide sempre più difficili, sempre più maggiori. Ad ogni modo, Kuji, io spero che questa serie possa piacervi. Ovviamente oggi, essendo l'inizio, non abbiamo concluso un bel niente se non aver reclutato due yokai. E da domani dovrei iniziare appunto una cosa un pochino più seria. E quando sarà possibile userò alcune monete yokai. Ovviamente non tutte, non cosa, una cosa all'inverosimile, ma solo alcune che sono prestabilite, che si possono usare, ok? Quindi saranno pochissime. Quindi, Koji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!